Salve, mi chiamo Letizia Marsili e sono un docente del Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente. Ho tre corsi di insegnamento: Ecologia per la Triennale di Biologia, Conservazione della Natura per la Triennale di Scienze Ambientali e Naturali e Tecniche di Monitoraggio dell'Ambiente Marino e Terrestre per la Magistrale di Ecotossicologia e Sostenibilità Ambientale. Si può capire proprio dal tema dei miei tre corsi che l'ambiente è al centro dei miei interessi e soprattutto i metodi di conservazione e di gestione. A tal proposito, proprio per Bright 2020, ho presentato un'attività che ha il nome di Un mare di luce e musica per salvare tartarughe, delfini e pescatori. Parte dal presupposto che in tutte le acque del mondo e quindi anche nel bacino del Mediterraneo sono molti gli esemplari di cetacei e tartarughe marine che sono vittime di quello che si chiama bycatch, cioè cattura accidentali con ami e reti da pesca. E ogni anno nel mondo muoiono tantissime specie di tartarughe marine e di delfini proprio a causa della pesca. Si stima addirittura che più di 300.000 delfini ogni anno rimangano nelle reti dei pescatori e muoiono nell'impossibilità di tornare in superficie a respirare. In Mediterraneo soltanto si dice che siano 150.000 le tartarughe che rimangono nelle reti e di queste 40.000 muoiono. Quindi bisogna trovare un modo per rendere sostenibile la pesca e la vita di questi esemplari. I pescatori sono ormai delle specie anche loro a rischio di conservazione. Il loro reddito è precipitato a causa della diminuzione del pescato e anche dei danni alle loro attrezzature che vengono causate proprio da queste specie che rimangono imprigionate. Quindi noi abbiamo portato avanti due progetti che qui presentiamo, che sono il Life Delphi e l'altro si chiama Pescatori e tartarughe marine, facciamo luce in mare, che è terminato proprio adesso. E quello che vedrete dopo è il prodotto finale di questo progetto, questo video che racconta quello che abbiamo fatto e quello che abbiamo ottenuto. Noi abbiamo utilizzato all'interno di Facciamo Luce in Mare dei dissuasori luminosi, delle luci UV LED per impedire alle tartarughe di entrare all'interno delle reti dei pescatori. Nel Life Delphi, che invece è iniziato nel gennaio del 2020, noi proponiamo dei dissuasori acustici, dei pingers, per evitare che i delfini entrino all'interno delle reti. Quello che però vogliamo cercare di ottenere è una diminuzione delle catture di queste specie, ma un aumento del pescato per il pescatore stesso e quindi rendere possibile la sua economia legata al mare. Quindi l'obiettivo di questi due progetti è quello veramente di lavorare a fianco dei pescatori per promuovere una pesca sostenibile che non depauperi, ma mantenga intatto il capitale blu e difenda quindi da ami e reti le specie protette come i cetacei e le tartarughe marine, ma che permetta ai pescatori di conservarsi e quindi di poter vivere ancora del mare. Spero che il video che segue sia di vostro interesse. Noi ci siamo divertiti molto a girarlo. Buona visione. La pesca industriale è una delle più importanti minacce per il mondo marino. Più grande di quello che è il riscaldamento globale, della contaminazione da plastiche, degli sversamenti di petrolio. I dissuasori luminosi sono questi dispositivi che emettono una particolare lunghezza d'onda, una lunghezza d'onda UV, che pochi animali acquatici, fra i quali le tartarughe, per la particolare conformazione dell'occhio possono vedere. Quindi vedono queste luci, riconoscono il pericolo. Nel nostro caso, quando noi le montiamo alle reti da pesca, proprio vogliamo creare un campanello di allarme visibile per le tartarughe in modo che queste non rimangano accidentalmente catturate e impigliate nelle reti da pesca.
pescatori che sono coinvolti in prima fila, in prima linea, anche pescatori artigianali per primi, hanno bisogno di avere informazioni su questo. I dissuasori luminosi che noi abbiamo sperimentato porteranno dei benefici all'ambiente marino indirettamente, perché permetteranno di non catturare le tartarughe marine, che sono degli organismi chiave dell'ecosistema, cioè organismi che hanno un'importanza strategica per gli ecosistemi stessi. Vengono dette specie chiave o focali, da cui dipende la sopravvivenza di tantissime altre specie che sono proprio nell'habitat da cui loro stessi dipendono. I dissuasori luminosi, l'abbiamo sperimentati quest'estate, funzionano, hanno la particolarità, sono delle luci a LED che messe sulla rete, per quanto riguarda anche la pesca stessa, attirano il pesce, e per quello che riguarda le tartarughe le dissuadano ad avvicinarsi alla rete. Il lampeggiare stesso li mette un po' in alto là, e per ogni rete ce ne vogliono almeno. Dipende dalla lunghezza della rete, una rete da 1400 metri, secondo come la cali. Noi calando la curve ne basta una trentina, 25-30. Noi abbiamo dovuto operare una scelta e utilizzare queste luci su un numero limitato di barche e in zone dove c'era la possibilità di imbarcarsi e dove nel passato si erano avute delle catture accidentali di tartarughe. Quindi noi abbiamo dovuto scegliere due marinerie, uno nel nord e uno del sud della Toscana. Ci sono stati poi delle associazioni ambientaliste che si sono dimostrate interessati, anzi stanno valutando gli acquisti di alcuni di questi dispositivi da regalare ai pescatori proprio perché li utilizzino per evitare le catture di tartarughe. Io mi sono trovato molto bene, chiaramente questo forse fa sì che va detto anche agli altri che ci hanno questa opportunità che va sfruttata. Il bilancio della campagna di questo progetto è sicuramente un bilancio positivo, perché noi siamo riusciti a conciliare dei mondi diversi, il mondo della pesca e quindi dell'economia del mare, il mondo della scienza e della ricerca, cioè il mondo proprio quello nostro, delle università. Quindi siamo riusciti a mettere insieme quelle che si dicono le dello sviluppo sostenibile, economia ed ecologia. E in più ci abbiamo messo l'altra E, quella dell'etica, intesa come la formazione che noi abbiamo fatto agli stakeholder, facendogli capire che salvaguardando la caretta caretta, la tartaruga marina, possiamo tutelare l'ambiente in genere.